Maestosi, imponenti, sono i bronzi dorati ospitati nel museo nato 20 anni fa nell'ex convento di San Giacomo a Pergola. Alle statue, dopo 6 mesi di lavoro di Paco Lanciano, è stata ridata nuova vita. Ho fatto in modo che questi reperti potessero parlare a tutti e non solo agli archeologi, ha spiegato il professionista di fama internazionale, consulente di Piero Angela a Quark e Superquark. Lanciano ieri ha presentato il progetto dedicato all'unico gruppo in bronzo dorato di epoca romana esistente al mondo. Passano gli anni e finalmente si arriva al grandioso risultato che oggi si offre ai nostri occhi. Con luci, immagini e un racconto suggestivo è stata aperta la sala immersiva alla presenza della stampa, che ha potuto vedere in anteprima la proiezione del filmato e vivere un vero tuffo nel passato, un viaggio tra storia, arte e cultura che ha fatto emozionare i presenti. Se uno capisce, poi gode di più dei beni culturali e tutto sommato è un godimento che più diffondiamo più fa bene, anche perché fa venire voglia di approfondire, di studiare, di capire. La tecnologia non è la protagonista, ha precisato Lanciano, ma solo uno strumento al servizio del racconto. Capiamo la differenza fra l'autentico, l'oggetto che veramente ci parla del passato e di una cultura, di una civiltà, che poi rappresenta le nostre radici, e il fatto che noi ci possiamo giocare. Quindi io sto sempre molto attento a usare la tecnologia per aiutare l'autentico e mai per schiacciarlo, per sovrapporlo. La sala, che verrà inaugurata ufficialmente nel mese di giugno al termine del restyling del museo, rimarrà aperta anche nelle festività pasquali per far ammirare a cittadini e turisti questo capolavoro. 9 quintali di bronzo e oro forgiati magistralmente 2000 anni fa. Tanta emozione perché vedere un bene, un gioiello della nostra città, della nostra regione, così valorizzato, dà una certezza. La certezza che abbiamo fatto qualcosa di buono non solo per la nostra città ma per la nostra nazione. Io dico sempre che non dobbiamo invidiare i nostri partner europei, perché forse noi abbiamo qualcosa in più. Abbiamo storia, cultura, arte e il grande ingegno degli italiani. Ne abbiamo dimostrato un po' anche qui a Pergola. All'incontro con la stampa è seguito quello con gli abitanti della frazione di Cartoceto di Pergola, luogo in cui nel 1946 un contadino ritrovò questo tesoro antico e straordinario.